Uè gente, qui Jay per presentarvi il suo primo unboxing. Come avrete letto nel titolo, questo unboxing parlerà di Death Note e per essere precisi, il vero Death Note. Questo è il suo contenitore. E una cosa un po' strana è che quando mi hanno dato questo, mi hanno dato anche questa, una piuma penna, che devo essere sincero, molto bella, per carità. Ma non c'entra niente con Death Note. Però lasciamo perdere queste cagate e iniziamo subito ad aprire. Anche solo la scatola fa la sua porca figura, sinceramente. Con tutte le cose dietro, anche in giapponese. Oddio, ho già sentito solo la copertina. Eccolo qui, il vero Death Note. Devo dire che fa una figura porca. Cioè, sembra proprio quello vero. Copertina è fatta da Dio. Ma adesso stiamo guardando solo l'esterno. Adesso si guarda anche l'interno. Codio, odore di pagine nuove. Ma va. Te no. No. No, ci sono anche tutte le scritte in giapponese. Cioè ci sono su tutti i nomi, tutti in giapponese. Ma più importante, è scritto in inglese però si può capire. Lind Hell Taylor. Il falso L che Kira ammazza in televisione. Ma un'altra cosa ancora più bella è che ci sono tutte le regole, in giapponese e in inglese. Tutte ci sono. Andiamo alla prima. La prima che tutti conoscono. Regola numero 1. L'umano il cui nome sarà scritto su questo note morirà. Una delle frasi più celebri di Death Note. Bene ragazzi, qui Jay ha finito di presentarvi il suo primo unboxing. Ci vediamo alla prossima puntata, sperando, soprattutto per me, ma spero anche per voi, che ci sia quello che forse riesco a ordinare. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli!